Allora, a distanza di 7 mesi dalla realizzazione del video sulle novità del 2023, realizziamo questo video con le novità realizzate a Accademia Municipale della Spezia nel 2024 e i progetti futuri. Da quando siamo nati come associazione abbiamo dato moltissima importanza alla trasparenza, cioè far vedere cosa facciamo con i soldi che le persone ci donano, tra le 5 per 1000, donazioni, acquisto dei calendari e banchetti. Ci sembra veramente doveroso far vedere dove vanno a finire i soldi delle persone che ci sostengono e quindi realizziamo questi video in cui spieghiamo le novità e come investiamo questi fondi. Soprattutto in un periodo come questo, dove abbiamo sentito di persone che hanno fatto beneficenza in maniera poco corretta, prendendo in giro le persone, ci sembra più che mai doveroso essere trasparenti come siamo sempre stati. Abbiamo realizzato tantissime cose e io per primo che ho preparato una scaletta per questo video, perché non è che sono questo grande attore, ma mi tocca perché qualcuno deve pur farlo questo sporco lavoro. Mi sono stupito di quante cose siamo riusciti a fare in soli 7 mesi. Abbiamo realizzato un impianto di filodiffusione con musica rilassante, ma su questo faremo un video apposta. Abbiamo fatto un video apposta che vedrete sempre qui sul nostro canale YouTube e sui nostri social. Partiamo con un esempio di collaborazione tra la nostra associazione e l'amministrazione comunale della Spezia, che è sempre molto proficua. Il comune ha acquistato due pergole bioclimatiche bellissime, 3 metri per 4, e noi ci siamo incaricati di andarle a ritirare, di fare i plinti di cemento dove fissarle e montarle. E anche montarle praticamente 3 persone 6 ore, però sono venute molto belle, e sono molto belle, e fanno ombra negli sgambi e hanno una doppia funzione: d'inverno riparano dalla pioggia. E sono eterne perché sono fatte in alluminio trattato e quindi ci seppelliranno, nel senso non hanno bisogno di manutenzione. E vi do una news, il comune ne ha acquistate altre due, ulteriori due, che dovrebbero arrivare intorno ai primi di luglio per altri due sgambi. Quindi avremo queste quattro di queste pergole bioclimatiche negli sgambi per fare ombra. Approfittando di dover fare questi plinti di cemento per fissare queste pergole, abbiamo acquistato una piccola betoniera in modo da faticare meno quando dobbiamo fare il cemento e insomma la betoniera si è rimasta e sicuramente adesso quando faremo piccoli lavori di muratura faremo molta meno fatica. Poi noi abbiamo realizzato tanti lavori in legno di castagno, lavori ecosostenibili con l'azienda agricola La Torre di Marchionni Adler, con cui ci siamo trovati veramente bene perché sono veramente molto professionali, costi contenuti, ci mettono impegno, passione e qui di dita ne sono passate veramente tante, però le accortezze che hanno anche per la sicurezza dei cani quando usano il camion o aprono gli sgambi, cioè non è mai capitato di avere una ditta di persone così accorte e siamo tranquilli quando loro sono a lavorare che i nostri amici sono al sicuro. Il primo lavoro è stato quello di realizzare una scala con una ringhiera sempre in legno, nello sgambo grande lato mare, dove c'era praticamente, qui siamo in collina e i nostri sgambi purtroppo tanti sono su vari livelli e quindi per arrivare da un livello all'altro c'era questa discesa scoscesa dove i volontari si potevano rompere l'osso del collo, soprattutto quando avevano i cani al guinzaglio. E anche i cani anziani poteva essere pericoloso. Quindi è stata costruita questa scala e adesso è tutto molto più funzionale. Poi, cosa di non poca importanza, in canile non ci sono tante scale, non ci sono scale. E per i cani le scale sono importanti perché potrebbe essere sicuramente una cosa che incontreranno una volta fuori di qui. Quindi non ci si pensa mai, ma tanti cani che sono in canile non hanno mai visto la scala. E facendo questa scala si abituano poi anche alla vita esterna. Accanto alla scala di castagno abbiamo realizzato dei terrazzamenti, sempre in legno di castagno, per rendere più piano diciamo, gli slivelli. In questo modo lo sgambo diventa più grande, i cani hanno più spazio piano dove correre, dove giocare e soprattutto queste discese, quando pioveva,
la terra franava sempre e andava nell'asfalto sottostante, noi eravamo sempre a pulire. Mentre invece in questo modo, come potete vedere dalle immagini, la terra non scende più e lo sgambo sembra molto più grande. Un altro lavoro molto importante è stato il rifacimento dello sgambo privato, dei box, deluxe, diciamo, progettati e realizzati dal Comune della Spezia insieme a noi, cioè noi li abbiamo progettati insieme al Comune e li hanno realizzati loro. Sono una nuova concezione di box con tutti i comfort, lampada riscaldante, condizionatore, zona giorno, zona notte, sgambo privato, cioè questi cani qua hanno la possibilità di avere uno sgambo a disposizione metà giornata. Sono due box, quindi l'unica cosa, come potete vedere dalle foto che la nostra bravissima regia vi metterà in sovraimpressione, lo sgambo era molto scosceso e brullo e non era sicuramente adatto ai nostri anziani, anzi, loro si offendono, diversamente giovani, che sono praticamente poi quelli che occupano queste gabbie, diciamo, un po' più deluxe. E quindi praticamente è stato rifatto completamente lo sgambo, che adesso è una grande gincana, fatta a terrazzamenti, dove loro possono scorrazzare in libertà. Abbiamo messo anche delle ringhiere, dei parapetti, perché i nostri diversamente giovani, anche se lo sono, non sanno di esserlo e quindi avevamo paura che si potessero lanciare da una piana all'altra, mettendo a repentaglio sicuramente le loro articolazioni, ma anche le nostre coronarie, perché non è bello vedere un cane di 11 anni, di 60 kg, che salta un poggio. Quindi in questo modo, come potete vedere, non hanno la possibilità di fare questi gesti atletici, sportivi, che però non gli farebbero bene. Un altro acquisto importantissimo è stato l'acquisto della lavatrice industriale. Qui, prima di questa lavatrice, ogni 6 mesi ne facevamo fuori una, cioè si rompeva. Ma perché le lavatrici normali non sono fatte per la casa e non sono fatte per lavare dalle 8 di mattina alle 6 la sera, come succede qua in canile. E quindi la durata media di una lavatrice era 6 mesi. Anche se poi costano 350 euro, è una menata, si rompe, la garanzia viene il tecnico, poi si rirompe, devi comprare un'altra, da comprare, cioè eravamo disperati. E allora ci è venuto in mente l'acquisto di una lavatrice industriale. Sono lavatrici con 12 kg di portata, che hanno lavaggi molto più brevi e sono collegati al boiler dell'acqua calda, quindi loro la fanno loro l'acqua calda e questo, diciamo, toglie tutti i problemi riguardanti il calcare. Ci siamo rivolti alla ditta Fast & Vast, di cui avevamo comprato anche l'asciugatrice industriale, che si sono trovati molto bene, e l'acquisto di questa lavatrice ha risolto tutti i nostri problemi. Adesso abbiamo una lavanderia professionale con lavatrice e asciugatrice industriale, che ci permette di lavare gli asciugamani, le coperte, i lenzuoli, a ciclo continuo, e così che tutti i cani li abbiano sempre puliti. Anche per questo acquisto dobbiamo ringraziare voi. Non l'abbiamo mai fatto, ma in questa occasione avevamo fatto una raccolta fondi. Abbiamo fatto una raccolta fondi e 110 persone di voi ci hanno donato la bellezza di 2.800 euro. E la lavatrice costa 4.150 euro. Ed è stata, noi abbiamo messo la differenza, insomma, i soldi del 5 per 1000 abbiamo messo la differenza e abbiamo fatto questo acquisto che ci ha risolto veramente tanti problemi. Siamo stati anche molto contenti dell'affetto che ci avete dimostrato partecipando a questa raccolta fondi, quasi emozionante. Ci sono arrivati veramente 110 persone di voi che hanno donato in 3 giorni la cifra che ci serviva per fare questo acquisto. Grazie veramente. Un lavoro che abbiamo iniziato, ma dobbiamo finire, semplicemente che abbiamo finito i soldi, i fondi. Noi non facciamo, cerchiamo mai di non fare mai il passo più lungo della gamba. È la realizzazione di un cancello che dal piazzale inferiore porta direttamente sulla strada per far passare i volontari con i cani che fanno le passeggiate fuori struttura, senza dover passare dalla parte superiore del canile. Questo perché? Perché praticamente nella parte superiore del canile ci sono tutti i nostri vecchietti che girano, sono liberi, e quando passano i cani, soprattutto anche perché abbiamo tanti cani maschi e tanti, purtroppo, tanti molossi, pitbull, corsi, questo è un problema di tanti canili,
li dobbiamo chiudere. Quindi in questo modo, realizzando questo cancello, diciamo, i nostri vecchietti avrebbero più libertà di movimento per stare liberi. Per adesso abbiamo realizzato le scale esterne, diciamo, che portano dal cancello alla strada, e abbiamo comprato il cancello. Ma appena ci arrivano i fondi, dovrebbero arrivare i fondi del 5 per 1000 del 2023, ripartiremo e ne approfitteremo anche per rifare il cemento, cioè l'asfalto che è dissestato in quella parte del canile, e darci la giusta pendenza in modo che da poter pulire meglio. Sempre nell'ottica di migliorare la vita dei nostri cani anziani, riuscire a farli stare più fuori, abbiamo realizzato questo cancello che dà direttamente dalle sanitarie lo sgambo grande lato mare, in modo da quando facciamo sgambare i cani nelle sanitarie, farli passare di lì e non farli passare dall'esterno e dover chiudere i nostri vecchietti. In questo modo, come dicevo prima, sono un po' più liberi di stare fuori all'aria aperta. Abbiamo ancora implementato l'impianto di illuminazione. Praticamente abbiamo messo un punto luce fuori davanti al reparto lavanderia, che era molto buio, in modo che anche quando è sera si possa continuare a stendere e a fare le varie cose che si fanno in lavanderia. Abbiamo illuminato a dovere uno sgabbo grande lato mare con dei neon tutto il perimetro, in modo che anche d'inverno possiamo far uscire i cani in sicurezza anche quando fa buio presto. Quindi adesso questo sgabbo è illuminato e è molto più sicuro, sia per i cani che per i volontari che poi devono fare il cambio dei cani. E finalmente è stata illuminata anche la stanza degli attrezzi e la stanza dei cespugliatori. Lì non c'era la luce, quando, diciamo, andava sotto il sole bisogna andare a cercare gli attrezzi con la pila e non era molto comodo. Anche questi tre lavori sono stati realizzati da Marco Chersevani. Anche questi tre lavori sono stati fatti gratuitamente da Marco Chersevani, che è la persona che ci ha fatto anche l'impianto di filo di fusione. Che dire, è una fortuna avere delle persone così in canile. Sono state implementate le telecamere di videosorveglianza, in modo da rendere più sicuro il canile nelle ore notturne. Noi abbiamo già un contratto con la Lince, che ha quattro telecamere collegate alla loro centrale con tutte le vie di accesso principali al canile. In più abbiamo l'allarme nel caseggiato principale, negli uffici. Però noi volevamo qualcosa di più e abbiamo fatto installare queste telecamere di ultima generazione e con dissuasore vocale in alcuni punti del canile. Hanno anche un sensore di movimento e quindi noi, se qualcuno si dovesse introdurre in canile di notte, siamo avvertiti tramite app sul telefono. Questa è una cosa molto importante per la sicurezza dei nostri cani e gatti. E grazie alla ripresa di queste telecamere, il nucleo tutela della Polizia Municipale del Comune della Spezia, che ringraziamo, è riuscito a individuare delle persone che avevano lasciato dei gatti fuori dal cancello del canile con dei gatti. Bastava suonare il campanello, no? Invece, diciamo, l'Italia è un paese di persone che vogliono fare i furbi e l'hanno lasciate lì. Queste persone sono state denunciate per abbandono di animale e rischiano una multa fino a 10.000 euro. Ripeto, bastava suonare il campanello, ma quando non ci si arriva. È stato portato il wifi in tutte le zone del canile tramite dei ripetitori, anche in zona notte. In questo modo abbiamo potuto installare delle telecamere, anche queste con sensori di movimento, nella zona notte e zona giorno della Sciacchi, che è una cagnolina diabetica, che noi possiamo monitorare anche di notte tramite telefono le condizioni, perché il diabete in un cane, come sapete, è molto pericoloso. Abbiamo progettato e iniziato a realizzare degli appendi coperte. È difficile da spiegarvi cosa abbiamo fatto, però magari le immagini sono molto più chiare. Praticamente, cosa succede? Che le nostre volontarie, che tutte le sere cambiano le coperte ai cani, se non sono sporche, la coperta è solo umida, tutti i cani hanno una coperta di ricambio che viene appesa alla parte esterna della zona notte, mentre invece con questi appendi coperte
progettati e sono stati sono fatti diciamo nella zona centrale della zona notte, è molto più facile diciamo stendere e far asciugare le coperte. Per adesso ne abbiamo fatto uno di prova e due sono quasi finiti. Questo sarà un lavoro lunghissimo perché dovremo farne 32 e siamo a quasi 3, quindi ce ne manca ancora 20, 29. Ce la faremo, siamo fiduciosi. Questi appendi coperte sono stati realizzati in tubolari di ferro saldati e pitturati, e sono come dei grandi stendini appesi al soffitto della zona notte. Abbiamo acquistato un carrello professionale porta biancheria, quello che si usa di solito negli ospedali, no? Come potete vedere, per portare praticamente le coperte, asciugamani, lenzuoli da reparto lavanderia alla zona notte. Ed è molto comodo perché prima li portavamo con la carriola e come potete capire ci stava molta meno roba e anche molto più scomodo. Mentre invece con questo portabiancheria facciamo molto, molto più velocemente. L'unica cosa che abbiamo dovuto cambiare sono le ruote, perché negli ospedali probabilmente tutto liscio c'erano le ruote che qui abbiamo l'asfalto, abbiamo le discese, abbiamo dovuto mettere delle ruote da rally, però adesso è perfetto. Abbiamo acquistato un nuovo armadio portascope e materiale per la pulizia, quello vecchio è morto per anzianità, cioè distrutto e quindi niente, abbiamo fatto questo acquisto in plastica. Abbiamo acquistato questo armadio raccoglitore, l'impronta contro la burocrazia, perché in canile c'è veramente tanta burocrazia, ci sono tanti faldoni, tante cose da mettere via e diciamo è tutto molto più funzionale adesso prendere i documenti rispetto a prima che avevamo un mobile basso, ci si doveva chinare, tutto quanto. Comunque, burocrazia, brutta cosa. Il sesto sgambo che avete visto nel video, quello dei lavori realizzati nel 2023, è ufficialmente finito. La terra che avevamo fatto riportare è stata sparsa per lo sgambo e questo è il risultato. Vorremmo ancora fare piantarci dell'erba, diciamo, e metterci una di quelle pergole bioclimatiche che avete visto. Sicuramente queste cose lo faremo, una delle altre due pergole verrà qui, però insomma è uno sgambo importante anche perché è uno sgambo, questo esterno proprio al canile, cioè i cani che sono in quello sgambo lì non vedono gli altri cani e quindi diciamo gli sembra di essere, tra virgolette, fuori dal canile. Questo sgambo è stato intitolato a Sara Funaro, una giovane madre spezzina morta giovanissima durante la pandemia di Covid. Il padre Mario, storico dirigente di Confcommercio, aveva organizzato una raccolta fondi in sua memoria e che è stata devoluta alla nostra associazione e noi l'abbiamo impiegata per realizzare una piccola parte di questo sgambo e quindi molto volentieri abbiamo intitolato questo sgambo a lei che era una grande amante degli animali. Lavori dell'ampliamento del canile. Sapete che il Comune della Spezia ha stanziato dei fondi appositi per rendere più grande il canile municipale della Spezia su una superficie che è il 40% della superficie totale del canile. Purtroppo i lavori stanno andando a rilento, ma non per colpa del Comune, ma per la ditta che li sta realizzando, che se la prende veramente comoda. Però intanto sono state fatte le scale, come potete vedere, che praticamente porteranno la parte vecchia del canile a quella nuova. Sono già stati realizzati tutti gli scarichi fognari, l'allacciamento dell'acqua e dell'elettricità. È stata realizzata la platea in cemento dove verrà realizzato il gattile per i gatti felve. La felve è una malattia contagiosa solo per i gatti, però i gatti che hanno questa malattia devono stare distanti dagli altri gatti. E quindi noi avevamo una stanza e adesso fortunatamente non abbiamo perché l'ultimo gatto Ray è andato in adozione pochi giorni fa, una bellissima adozione, però purtroppo ne arrivano spesso con questa malattia. Avranno a disposizione un gattile come questo dove stiamo facendo il video, anche loro potranno godere lo spazio esterno, lo spazio interno e vivere come degnamente. È stato spianato il terreno che era su due livelli.
In questo modo, come potete vedere, abbiamo una grande superficie piana. Noi che siamo in collina, che abbiamo mille salite e discese, per noi avere una superficie piana così grande è veramente una manna dal cielo. Qua, stare in collina ha i suoi lati positivi, la vista, la distanza, diciamo, dalla città, il poter fare le passeggiate tranquillamente fuori struttura. Però le salite e le discese, diciamo, e i dislivelli all'interno del canile sono il rovescio della medaglia. Adesso, proprio in questi giorni, stanno costruendo i muri della recinzione esterna dell'ampliamento. Noi speriamo e ci auguriamo che questo ampliamento possa essere finito entro la fine dell'estate. Speriamo, siamo ottimisti. Adesso parliamo dei progetti futuri a breve termine che intendiamo realizzare. Ma realizzeremo a brevissimo, anche perché siamo sempre noi molto fortunati, bisogna dirlo. Quando un'associazione di volontariato è fortunata, è fortunata. Allora, come abbiamo visto, il comune ci regalerà la struttura a due pergole bioclimatiche che saranno messe in altri due sgambi. Poi, praticamente, e questo anche a questo a breve lo faremo. Installeremo delle pompe di calore, una qua nel gattile dove stiamo facendo il video e una in altre due stanze che adesso vi spiegherò. Nel gattile praticamente i gatti hanno a disposizione per riscaldarsi d'inverno delle stufette elettriche, che però noi, a parte il consumo, ma noi quando andiamo via la sera alle 10 le stacchiamo perché abbiamo paura di lasciare accesa la stufetta elettrica. E quindi sì, alle 10 c'è molto tepore, però secondo me alle 5 di mattina c'è freddo. Queste pompe di calore a due uscite fanno sia caldo che freddo e mantengono la temperatura costante. Quindi praticamente una verrà messa esternamente e coprirà le due parti dei gattili, le due stanze dei gattili, e l'altra verrà messa tra le due stanze, coprirà le due stanze del gattile sanitario, l'ex stanza delle coperte che diventerà stanza di quell'antipaticone di Spike, il nostro lupastro vecchione che abbaia sempre agli estranei. Quindi anche loro avranno la possibilità di avere caldo d'inverno e fresco d'estate. Perché vi dicevo che siamo fortunati? Perché questo lavoro ce lo farà la ditta di Lazzarini Claudio, che è la persona, l'imprenditore illuminato che ha fatto l'impianto di nebulizzazione e si è fatto pagare solo i materiali. Quindi in questo siamo riusciti a convincerlo a pagargli anche il lavoro. Però praticamente ci ha detto che ci farà la fattura quando ci arrivano i soldi a 5 per 1000, quindi noi intanto facciamo il lavoro, siamo sicuri che i soldi a 5 per 1000 arriveranno e quando arriveranno lo pagheremo. Avere delle persone, delle aziende così che ti realizzano dei lavori, bisogna essere fortunati, ma noi siamo fortunati. Grazie Claudio. Creeremo delle altre scale in legno di castagno, dove vedete qui che c'è questo nel terzo sgambo dove c'è questo grosso dislivello dove vabbè, i cani hanno un po' meno problemi, però i volontari rischiano di rompersi l'osso del collo tutte le volte che vanno dal piano alto al piano basso dello sgambo, e anche qui delle scale per i cani possono aiutare a imparare a insegnargli cosa sono le scale. E anche in questo caso noi pensiamo sempre ai cani meno atletici, un po' più anzianotti, che potrebbero usufruire di questo sgambo in maniera migliore. Poi sicuramente realizzeremo altri terrazzamenti in legno di castagno, come vedete, per cercare di rendere il più pianeggiante possibile questo canile, gli sgambi del canile. In questo modo sono lavori molto impegnativi, però si riesce a rendere piano una discesa. Questo permette di avere più spazio per i cani per sgambare, rende lo sgambo più grande e ci agevola tantissimo quando dobbiamo tagliare l'erba, perché tagliare l'erba su un piano e tagliare l'erba su una discesa è tutt'altra cosa. L'acquisto sicuramente migliore, rapporto qualità-prezzo, felicità del cane, è stato il divano che abbiamo regalato alla Kira per il suo 11° compleanno. La Kira è una cagnolona bravissima che vive a casa e vive su un divano, e purtroppo le sventure della vita, questa è stata proprio una tragedia, l'ha portata in canile. E noi abbiamo pensato, siccome noi praticamente cerchiamo casa per la Kira, però è 2 anni e mezzo che è in canile, per adesso non si è ancora affidata a nessuno, per il suo 11° compleanno gli abbiamo regalato questo divano. E adesso è il cane più felice del mondo.
perché per lei questo divano è veramente, gli piace tantissimo. E ne approfitto per dire una cosa, che la persona che adotterà la Kira avrà in regalo un divano. Per il set di pentole ci stiamo attrezzando, però il divano c'è.